Siamo con l'onorevole Stefano Graziano davanti a Palazzo Montecitorio. Onorevole, nei giorni scorsi si sono votati i presidenti sia alla Camera che al Senato. Insomma, l'inizio del centrodestra non sembra così promettente, visto che si tratta di due nomi quantomeno discussi e discutibili. Che ne pensa? Ma io penso che ovviamente mi sembra abbastanza evidente che il centrodestra dà un segno di arretramento culturale e politico, ma soprattutto dà il segno di non essere in questo momento all'altezza della sfida che c'è dentro il paese, la difficoltà enorme sull'inflazione, il caro energia, il problema delle famiglie da arrivare a fine mese, la difficoltà del lavoro devono essere la priorità, e invece vedo ancora che c'è una condizione, come dire, di stabilire quali posti si devono dividere. Io penso invece che si debba più lavorare per capire cosa fare per risolvere i problemi del paese. Il campo largo che non si è riuscito a fare in campagna elettorale sembra più fattibile a livello parlamentare. Con i 5 Stelle come sono i rapporti? I rapporti sono quelli che si hanno ovviamente in Parlamento, c'è stata una sfida elettorale che ci ha visto divisi, ma è chiaro che siamo all'opposizione e dobbiamo unire il più possibile le opposizioni, perché questo ci serve a battere una destra che ci porta indietro e che rischia anche sul piano internazionale di farci apparire ambigui rispetto alla condizione dell'aggressione dell'Ucraina, ma soprattutto rispetto al piano della NATO e del profilo internazionale del paese. Rispetto all'opposizione, il terzo polo ha assunto un atteggiamento critico, in particolare rispetto al PD. Secondo lei ci sono le condizioni per ricucire, per creare qualcosa di più ampio che arrivi anche a Renzi e Calenda, oppure pensa che non ci siano queste condizioni politiche? Ma guardi, io vorrei innanzitutto chiarire un aspetto. La scorsa legislatura il Partito Democratico è rimasto senza nessuna persona nell'ufficio di presidenza e non è che si è messo a urlare o strillare. Il tema di fondo, perché in realtà quando eleggemmo il vicepresidente Rosato, che all'epoca era nel Partito Democratico, quando uscì dal Partito Democratico, il Partito Democratico restò senza nessuno. Sembra davvero fuori luogo una polemica del genere. Per quello che mi riguarda l'apertura deve essere sempre, ci deve essere sempre, è chiaro che però si deve fare su alcune condizioni politiche.